La popolazione di Ventimiglia è a disagio a venire qui perché ormai è stato definito il bar degli immigrati, il bar degli africani, il bar dei neri, insomma. È iniziato l'anno scorso, di fronte al marciapiede c'erano delle donne, alcune incinte, alcune non incinte, e tantissimi bambini che dormivano sul marciapiede. E alcuni piangevano perché poi faceva caldissimo sotto il sole. Diciamo che istintivamente nel lato materno ho detto alle mamme e ai bambini di entrare, che gli avrei dato da bere e che non avevano l'obbligo della consumazione, che potevano sedersi. Poi sicuramente c'è stato tra di loro un passaparole. Nel senso, andate da quella signora che potete sedervi o vi regala brioche o vi dà l'acqua, insomma, nel giro di pochissimi giorni sono arrivati uomini, donne, bambini di tutto e di più. Io mi sono trovata anche impreparata con questo afflusso di gente. Raccontano che un papà ha perso la moglie nel mare, i bambini sono rimasti orfani, un altro ragazzino ha visto uccidere i genitori, cioè io mi sono messa nei loro panni, sì, piani, stavo dicendo, nei loro panni e ho pianto anche insieme a loro. E il domani se noi non siamo solidari, umani, a me il futuro poi farà paura, se ci arrivo sempre.